Non so voi, ma io quando acquisto un nuovo telefono, la mia prima preoccupazione è come lo proteggo? Come lo proteggo da graffi, quindi sullo schermo, ma anche la scocca e frame laterale, da cadute, urti, anche e soprattutto per non romperlo? Beh, ogni volta vado su Amazon e cerco qualcosa che alla vista mi convinca. Questa volta ho trovato queste pellicole che alla fine sono in gel, anche se scrivano TPU, ma alla fine il materiale è quello. E in confezione ce ne sono 4, ben 4. Costano circa 10 euro, quindi costo cada una di circa 2,50 euro, quindi molto conveniente. E ora nel telefono, nel Samsung Galaxy Note 10 Plus, nome lungo e quasi impronunciabile, è già montata una di queste 4 pellicole. Si applica molto facilmente anche perché in confezione danno un adattatorino che si inserisce nella porta micro USB al di sotto, che con questi tre forellini al di sotto tengano centrata in maniera perfetta la pellicola, così da non sbagliare per chi magari è più diffidente nel montaggio, magari ha più paura di montarla storta. Poi l'operazione di montaggio è molto semplice, vedete quella linea che c'è verde decentrata verso l'alto, questa linea qui? Praticamente si alza prima la parte al di sopra e si stende come se avessi in mano una spatola. In confezione troviamo una specie di spatolina che è un cartoncino con un panno in microfibra molto leggerino, molto delicato, così da non creare danni praticamente a niente. E alla fine il risultato è questo: è uno spettacolo, cioè sembra che non ci sia, è veramente invisibile, protegge non solo dai micrografi, perché nella pellicola che avevo montato nell'LG Velvet qualche mese fa. Mio figlio ha sbattuto un gioco in maniera abbastanza forte e per lì ho detto vai, è partito il display perché non è possibile che si sia potuto salvare. Invece si è rovinata solo la pellicola di gel. Questo dimostra che certo non sono paragonabili alla classica pellicola in vetro temperato, ma comunque anche loro hanno un ruolo fondamentale nel proteggere il vetro frontale non solo dai piccoli graffi. Abbinata a questa pellicola in gel, ho trovato conveniente sia per il prezzo che per come era fatta, per come secondo me protegge il telefono, questa cover. Cover veramente fatta bene. Un costo ridicolo 5-6 euro circa su Amazon, vi lascio comunque tutti i link in descrizione, che protegge il retro che sappiamo essere in vetro, avendo anche la ricarica wireless sul Samsung non potevano altro che mettere il vetro e quindi è molto delicato in caso di caduta. Questa cover protegge benissimo tutti gli angoli, tutti i profili. Se fate caso anche la porta di ricarica è coperta con questo alloggiamento. La penna si estrae con facilità estrema. Sinceramente non ho trovato nessuna difficoltà. Un pochino più complicata è l'inserimento appunto del cavo di ricarica, nel senso, complicata si fa per dire, cioè non si fa con una mano, questo voglio intendere, cioè bisogna con un dito di una mano abbassare appunto questa coverina che protegge il jack, l'attacco di ricarica, e con il connettore di ricarica, mentre con l'altra mano inserire appunto il cavo. Dietro è un qualcosa di incredibile da quanto protegge perché ha un rivestimento sopra alla cover, cioè se noi vedete queste simil alluminio che poi non è alluminio, se lo sganciamo c'è la cover di TPU, questa che appunto è la cover principale del telefono. Poi c'è questo rivestimento a X, quindi rendetevi conto con anche gli angoli rinforzati come ha questa cover quanto protegge. Questi tre forellini sono appunto per far uscire il volume, quindi dallo speaker inferiore, lo speaker principale, e questa cosa è utilissima anche perché quando tengo il telefono in modalità orizzontale e non verticale, il telefono lo sento ancora meglio che senza cover, perché l'audio non va laterale, appunto verso il basso, ma mi viene appunto verso il viso. L'abbinata cover e pellicola l'ho trovata avvincente anche per il prezzo, perché con 2,50 euro di pellicola e con 5 euro di cover ho sistemato e ho reso protetto il mio telefono. A breve porterò altri accessori per il Samsung, ma non solo. Se guardate i miei video vedete che spaziano molto da un argomento all'altro. Per qualsiasi informazione scrivetemi nei commenti. Ciao, al prossimo video.